si vede niente. Un po' meglio, no? Ancora meglio. Qui c'è tipo una trappola, questa è una trappola che ho messo per me stesso. Molto pericoloso. Perché sei venuto qui sopra? Innanzitutto volevo dirvi una cosa, che forse chi conosce le mansarde sa. Mansarde fa un caldo di merda. E qui dentro fa un caldo di merda. Quindi questo è uno dei motivi per cui, diciamo, il finale di stagione doveva arrivare adesso. Poi vi spiego meglio. Spararesciato. Allora, sono venuto qui sopra in realtà perché vorrei cercare alcuni giochi per il Dreamcast. Cioè, volevo vedere che c'ho, perché non me lo ricordo. Che cazzo c'ho? Dylan Dog. Che numeri sono? Dylan Dog non compro da tantissimo. Ce n'ho altri lì. C'è anche dei Nathan Never. E dei brutti Wrestler. Questo è un po' meglio. C'è anche il mitico Andre the Giant. Non sono miei questi, me li ha regalati Domenico De Santi. Sempre colpa sua. Qui dentro dovremmo avere dei giochi. Se io riuscissi a stare. Metto la luce però perché se non vedo niente. Allora, ci abbiamo dei giochi per il Atari Lynx. Questo. Ah, questa è una specie di roba di the mining, quelle robe che devi scavare. Vi ricordate i giochi che devi scavare? Siete curiosissimi, faccio vedere anche questo che è Xibots. Una bomba, peraltro. Che grafichetta. Lo devo provare. Poi abbiamo un fantastico Kung Food. Immancabile Kung Food. Peraltro è anche chiuso questo. Sì, è chiuso. Lo so. Stiamo parlando di un personaggio. Mutant Manchester from your freezer invade your kitchen. Beh, un giocone, immagino. Non me lo ricordo, sinceramente. Poi abbiamo anche Super Squeak, questo personaggio incredibile, e anche un coronavirus peraltro, questo è un coronavirus ante litteram. Sì, anche dei fantasmini, un po' Pac-Man, c'era un po' di tutto. E poi era così dentro, in realtà. È un pazzo il game, credo. Ma vado alle ciance, e in realtà io volevo farvi vedere i giochi per il Dreamcast, e invece trovo questo. Che perché trovo questo? Allora, eccolo. Qua abbiamo un fantastico Shenmue, peraltro versione, se non sbaglio, sì. Versione limitata, tutto in giapponese naturalmente. E aveva anche la colonna sonora questo, se non sbaglio, aveva questo fantastico acronimo di cui ho parlato nella puntata di questa settimana, che è Full Reactive Eyes Entertainment. Cioè praticamente non sapevano come chiamarlo e si sono inventati una cosa free, che poi è free roaming, semplicemente non esisteva manco free roaming. Allora apriamo. Fantastica. Fare le cose con una mano, Giacomo, fare le cose con una mano. Allora abbiamo un fantastico CD audio con tutte le musiche del jukebox, che è una bomba pazzesca. Eccolo qua, c'è il mio jukebox. Ci sono delle hit incredibili. E poi abbiamo il container del GD-ROM. Dentro abbiamo questo.
Poi abbiamo non so che cosa. Abbiamo dei libretti con delle foto. Yoko Suka. Perché peraltro Shenmue c'aveva sta cosa incredibile che era ambientato in una vera città. Cioè quella lì è veramente Yoko Suka. Non è inventata. È stupenda sta cosa, se ci pensate. Mo' noi siamo abituati con i finti New York e le finti Los Angeles di GTA, ma... Spiegavano cose, questo mi sarebbe per salvare, questo non lo so. Free quest, qui ti diceva puoi fare come ti pare. Ah, i QTE, che non vi ho parlato nella puntata degli QTE. I QTE sono fighi, sono i quick time event. Pure questi, Shenmue è stato il primo a fare i quick time event. Cioè praticamente sono quei momenti durante il gioco in cui dovete premere un pulsante al momento giusto. Che praticamente ormai hanno usato tutti, cioè praticamente tutti. Soprattutto Uncharted ne ha fatto grande uso. Però stavano qua. Qui c'è la lista della spesa. Perché in Shenmue te potevi comprare tutto, potevi comprare le lattine, la Coca-Cola, le cose. E poi devi collezionare dei cosetti. Vediamo se ci stanno. Sì, forse ci sono. Dei collectible. Questi sono dei fiammiferi. C'erano dei collectible che si potevano prendere. Questi sono i quick time events. No, non ci stanno qua. Roba in giapponese, combattimenti, roba dei calci, sempre così. Ah, questo vabbè, questa è tutta la parte dei giochi, i minigiochi che si possono trovare all'interno del gioco. E poi qui puoi fare anche lavorare, vedi? Potevi fare i lavoretti. Ti guadagnavi i soldi, era una bomba. Cioè tu devi spostare le cose all'interno del magazzino. E c'hai pure la moto a un certo punto, me l'ero scordato. Altro c'è, qua abbiamo qualche gioco per il Neo Geo CD, sì, se non sbaglio è proprio un Neo Geo CD, che è quella console che vedete lì, che potrei pure decidere di riportare in auge. Questa qua, la vedete? È questa. Questa è la PS2, questo è un Commodore, quella è una cacata che è la Game Boy Camera, quello è una console fallimentare, si chiama Gamecom, e quello invece è Neo Geo CD. Fantastici. Metal Slug, come fai? Questo qual era? Ah, Ninja Commando. Spara tutto. Ma non era questo che stavamo cercando, bensì giochi per il... Questo è sempre Neo Geo. Geo. E invece qua potremmo trovare qualcosa per Dreamcast. Abbiamo un Nomad Soul che era un gioco per Dreamcast, una sorta di gioco di ruolo se non sbaglio, di Eidos, che erano gli stessi di Tomb Raider. Abbiamo Shenmue 2 che comprai europeo perché la versione giapponese per quella seconda volta me la sono risparmiata. Era un paccone. Questo era anche in inglese, quindi si poteva capire qualcosa. In italiano manco per il cazzo. Sì, niente, non c'era. È uscito anche Shenmue 3, finalmente, ma non ci ho giocato. Non so. Questi sono tre gioconi per il Dreamcast. Uno è Virtua Tennis, che è questo qua. Che però... Ma che c'è lo scontrino? Ma che c'è lo scontrino? Ah, no. Sega Win. Questa era la versione americana, se non sbaglio. Sì. Versione americana. Poi abbiamo un Sigarelli che è sempre dannata, che non era male, girava un po' come la versione che stava in sala giochi. E soprattutto Crazy Taxi, guardate che custodia incredibile, super gialla. Questo qua è veramente un giocone. Veramente un giocone. Poi abbiamo Makin' X che non ci ho mai giocato. Mi pare fosse un prima persona. Sì, era un prima persona se non sbaglio. Roba de spade. Mettiamolo da parte così magari ci riproviamo. Poi abbiamo questo qui che era un giocone, che era Phantasy Star Online, che esiste ancora. Ed esisteva anche prima di questo. E questo qua è stato il primo gioco, uno dei primi giochi, credo, per assoluto, perché probabilmente mi sbaglio. È stato uno dei primi giochi per Sega Dreamcast a potersi giocare online attraverso il servizio di multiplayer che avevano.
che era una bomba per l'epoca. Funzionava con un modem a 33.6 che era veramente lento. Esatto, di quello che potrei trovare in sala giochi. Non eccezionale, però un signor gioco di macchine. Questo qua era UEFA Striker. Vi dicevo nel video che uscivo questa settimana che comunque i giochi di calcio erano veramente una cacata. E anche UEFA Striker era un po' una cacata. Se riesco dopo ve lo faccio vedere perché è veramente brutto. Non so neanche se c'ha le maglie originali, ma dopo lo vediamo. UEFA Striker. C'era Oliver Bierhoff. Un RPG, un classico RPG alla giapponese, un po' Final Fantasy per dire, e questo qua è la versione europea per Dreamcast. E a caso abbiamo un Tomb Raider, così, che però temo che sia vuoto. Vediamo. No, semplicemente non è Tomb Raider, è Croc, non so per quale motivo. Questi qua sono alcuni dei giochi che mi sono stati regalati, infatti no, qui non c'è niente, non è Tomb Raider, però, e poi c'è un teschio, è tutto sbagliato, c'è Croc che è un gioco veramente per ragazzini, poi c'è un teschio e fuori c'è Tomb Raider, però non è Tomb Raider purtroppo. Altro abbiamo? Abbiamo FIFA 2000, FIFA dannata, con Vincenzino Montella sopra. Questo era un altro giocone per Sega Dreamcast, NBA 2K, tuttora è un gioco fantastico di basket, adesso è praticamente diventata una simulazione impossibile, cioè provo a giocare, praticamente devi, non lo so, devi essere Phil Jackson per riuscire a giocare a sto gioco, adesso, prima si poteva giocare. Questa è una chicchetta, praticamente non mi ricordo chi lo fece, ma nel tempo andato qualcuno pubblicò, e questo qua era in vendita, credo, sì, era in vendita. Era un emulatore per PlayStation 1 per Dreamcast, cioè ti permetteva di giocare ai giochi per PlayStation su Dreamcast, peraltro avendo pure delle, diciamo, migliorie grafiche, come potete vedere questo è Gran Turismo, e così girava su PlayStation, e su Dreamcast riusciva ad avere anche qualche miglioria grafica, non solo di risoluzione, ma proprio anche di texture. Non so come cacchio funzionava, non me lo chiedete perché non lo so, però si caricava praticamente prima il blim, poi a un certo punto ti chiedeva cambia disco, metti dentro il disco della PlayStation e gioca. Era una bomba. Questo è un altro giocone, Skies of Arcadia, è sempre un RPG, ma era veramente una bomba. Io mi ricordo di averci giocato tantissimo. Peraltro ti potevi spostare con questa nave gigante, che era un po' anche il sistema utilizzato da Final Fantasy 7, molto molto figo. Skies of Arcadia, se non avete giocato, giocateci, purtroppo si è spaccato. Stavolta versione americana, che però è sfonnato, però è almeno in inglese, perché a un certo punto quando l'ho finito in giapponese, a un certo punto mi sono detto ma fammi vedere di che parlava, perché magari riesco a capire qualcosa. Poi abbiamo un altro gioco di calcio, eppure questo credo fosse, beh, sembra un po' meglio visivamente rispetto a quell'altro che vi ho fatto vedere prima. Magari dopo lo proviamo. Ci facciamo un giro con questo. Sì, poi lo faccio vedere. Poi abbiamo un MSR, che era una sorta di Need for Speed dell'epoca. Niente, niente di eccezionale, però la grafica comunque era decente. E per finire, un sempre classicone, Monaco Grand Prix Racing Simulation. Non ci avevano manco i diritti della Formula 1, se non sbaglio. C'era pure sta roba, c'era. Me l'ero completamente scordato, il grande Bruce Campbell. Il gioco però, sinceramente, non me lo ricordo assolutamente. Però lo potrei mettere. Anzi, potrebbe essere il primo gioco che riaccendo. Mi sa che era una mezza cagata, però, ve lo ripeto. Però ci provo. Comodità di potersi muovere liberamente. Tutto comodissimo, è tutto comodissimo. Posso fare, eh? E adesso proviamo ad accenderlo. Devo prima trovare il joystick, però. Allora, qui abbiamo Wii, no. No, YouTube, no. Power Glove, no.
Session 3, 1, no. Box, no. Ah, stai qua, maledetto. Sono una persona molto ordinata. Come potete vedere, molto molto ordinata. Tutto molto ordinato. Sono molto ordinato. Cominciamo da questo Evil Dead, che non ricordo assolutamente. Preghiamo sempre che funzioni. Ah, devo cambiare qua. No, com'era? Dove sei? Che è il giorno in cui è uscito il Dreamcast. Deve essere saltato l'orario e è rimasto il giorno di lancio. Memoria. Ma sì, facciamogli credere che è ancora quel giorno. Questo gioco non sostiene il cavo che è collegato attualmente alla console principale. Ah, mi sa che questo gioco non gira con la VGA. Vediamo se... Scusate, eh. Hello there, let's get started. Molto molto stiloso questo stereo. È un Jawbone. Non mi fanno più, so fallire. Io mi giochi seri, va. Questo era un gioco incredibile, vi faccio vedere al volo l'arcade, questo era esattamente quello che trovavate in sala giochi. Mi dico Mark Philippoussis. C'erano 5 round, si giocava un po' da tutte le parti, fammi vedere. C'era questa musichetta di sottofondo che mi ero completamente dimenticato. Questo qua è tuttora uno dei migliori giochi di tennis che potrei mai giocare. Oh, bro! Questo era un giocone, ragazzi. Allora, questo gioco qua era praticamente una follia totale. Avevi un taxi, dovevi prendere gente e dovevi portarla il più velocemente possibile da un punto A a un punto B, peraltro facendo più incidenti possibile. Cioè, in realtà il cliente era più contento se tu facevi cose matte e c'erano gli Offspring sottofondo ad accompagnare. C'erano diversi colori, i passanti, perché a seconda
dei colori era più distante o meno il punto d'arrivo, che però voleva dire anche rischiarsela un po' di più, perché questo era un gioco a tempo, perché era un gioco per sale giochi, e quindi comunque di base era fatto per consumare soldi, e quindi oddio sto soldato. E quindi di base c'hai poco tempo. Sono la pippa, vabbè, c'è il gioco da 20 anni. Giocone. Che fai, non ti prendi la lancia delta? Come fai a non prendere? Abbasso un po'. Questo qua è uno dei giochi usciti al lancio ed era praticamente un port di quello che c'era in sala giochi. Devi anche scegliere la visione così, che era quella che diciamo era proprio in sala giochi, però non capisci quando stai sgommando. Derapate a go-go. Sì. Power Stone 2. Bisognava peraltro stare molto attenti a non cadere di sotto. Io non mi ricordo per niente come si gioca. Ah sì, c'è una specie di lanciafiamme.